Allora, qua. Ok, sì, dovremmo esserci. In teoria dovremmo esserci. Se ci siamo, buonasera a tutti. Se non ci siamo, sarà un problema. Patrick, ok, c'è già. Andrea Gaming YouTube, ciao, benvenuto. Spero mi vediate, mi sentiate bene. Aspettate che intanto provo. Ah, su Twitch mi sta andando. Non so perché mi dà problema su Twitch. Vediamo, eh. Allora, qua su YouTube comunque ci siamo. Aspettate un secondo che arrivo, eh. Ciao Matteo, ciao anche a te. E sì, no, ok, adesso dovrei esserci in teoria, sì, perfetto, ci sono anche qua. Su Twitch c'ho il bot cagnolino che dorme. Ancora. Allora, il nostro Gianfrancioschi su Twitch. Ok, vediamo se mi funziona. Sì, perfetto, mi funziona le chat. Ok, allora. Siamo qua questa sera con Farming 19 con Alessandro. Ciao a tutti. Perché volevamo appunto provare il multi. Cosa carina che abbiamo visto, io ho iniziato una nuova partita. Per quale motivo? Primo perché avevo messo le cose veramente a cavolo sulla mia partita per provare un po' i posizionamenti, eccetera. Tra l'altro, visto che in una patch beta hanno aggiunto e quindi aggiungeranno a breve anche la possibilità proprio del terraforming. Decisamente più ampio, perché effettivamente prima vi ricordate posizionare le strutture creava degli angoli veramente orrendi e adesso è la possibilità di modellare tutto il terreno, dipingerlo con le varie texture dell'erba, della terra, eccetera. Intanto è mio figlio che muove l'omino, sta facendo una nuotata, vuole fare il salto della cascata, ok? Per fare il salto. Ah, il tuffo a bombazzo ha fatto, ok? Ecco, e quindi verrà aggiunta anche questa cosa. Io non l'ho ancora scaricato questo aggiornamento perché è in beta, quindi aspetto sinceramente a questo punto che esca in via definitiva. Però la cosa interessante, ed effettivamente l'abbiamo provata adesso con Ale, è che nel multi praticamente possiamo creare, diciamo, la doppia fattoria. Nel senso, aspettate un secondo che così faccio vedere. Sta arrampicando sulla montagna. Allora, vedete che noi qua abbiamo due fattorie. Io ho la mia fattoria, lui ha la seconda fattoria che ho voluto chiamare fattoria scadente. E volendo ne potrei anche creare una terza e anche una quarta. Mi sembra che sia fino a 4. Quindi, praticamente, se ci sono 4 player, ognuno può avere la sua fattoria con il suo budget. E quindi si può gestire, diciamo, autonomamente la sua fattoria. Quindi, anche questa è una cosa carina perché si possono fare, diciamo, delle fattorie comuni con cui collaborare. Questa è una cosa che secondo me è carina. Come faccio io a dare la possibilità di comprare le cose, però da dove? Penso sui comandi che si sono creati. Perché dalla fattoria non mi dà nulla. Non ti dà niente, Aspetta, no. le mollo un attimo il maschio se non riesco. Allora, Sulla forse qua. Ah, gestione. gestione fattoria. Ok. Alessandro, trasferisci. Allora, promuovi direttore agricolo. Sì, ti promuovo, sei direttore agricolo. Ok, perfetto, allora è a Adesso posto. dovresti avere la possibilità, perfetto, quindi possiamo fare anche queste cose qua. E quindi molto carina questa cosa. Ciao Budello, non lo leggo tutto Budello, abbi pazienza il tuo nick perché se no mi chiudono il canale. Ciao il Pro Abd, ciao, bentornato. Ciao Salvo, mi segui dai primi video di 7 Day, ah ok. The Game Fantasy, ciao, benvenuto anche a te, ciao Domenico, un saluto anche a Mario su Twitch, saluto anche a Lorenzo e Salvo che appunto ho salutato prima. Va bene, quindi direi che possiamo. Ma quindi tu puoi posizionare anche la farm, puoi posizionare tutto adesso, sì. Sì, perché ho preso la motosega, quindi posso. Ah, ok, quindi ti stai preparando a distruggere. Dai, Ale, andiamo su che posizioniamo le cose. Sei già lì che frulla con. Allora, io ho già comprato questa volta, però comunque mi sono fatto furbo. Ho comprato praticamente nella mappa quella che loro ti danno un po' come zona. È vero che puoi costruire dove vuoi, ma diciamo che l'abbiamo visto in altre partite. Ti danno un po' questa zona qua consigliata. Ci sono già i tre campi, è molto Consiglio simile. obbligato. Sì, beh, un consiglio forzato, diciamo, perché hai effettivamente, come vedete, abbiamo tutto lo spazio tra i campi, ecco che mi squilla il telefono come al solito, per poter appunto costruire effettivamente la farm senza grossi problemi. Aspetta, che dobbiamo costruire la fattoria, dai. Dai, fai l'ultimo tuffo e poi costruiamo, dai. Ah, non ti sei lavato, quindi. Eh sì, no, deve darmi una lavata perché sennò. Ok, perfetto.
Va bene, sparito. sono sparito nell'acqua. Aspetta, Ale, dai, che se no stanno tutta la sera a vederti fare i tuffi. Allora, quindi vabbè, possiamo. Beh, tanto abbiamo comunque un po' di soldi, perché hai anche tu i soldi che della nuova farm. Quindi Ma iniziamo a io scappo costruire. adesso. Scappi col malloppo. Iniziamo a sto punto a costruire. Stavolta costruiamola la farma, ragazzi, perché se no. Ma hanno messo il cotone, che vigliaccata che è stata. Hanno messo il cotone, sì. Allora, Vigliaccata mai vista. la fattoria è questa, che costa ben 350.000. La mettiamo in testa ad Alessandro. Costruiamo. Dove la mettiamo? Allora, sì, qua si può mettere. Aspetta, che sto guardando un po'. Sì, penso tutta la zona qua. Come si ruota? Che aspetta, che mi è sparito. Con Q, mi sembra. Se uno vedi i No, comandi. ruotola visuale F1, perché non mi dà più i comandi? R? No? Z? No? Ah, così l'attacchiamo. Ma perché non mi dà più i comandi per ruotare? Scusami. No, aspetta, Vediamo. c'è qualcosa che non va. È buggato Q, tutto. R, T, F1. Comandi, please! Vorrei ruotare la farm. Z, Vediamo. X non mi fa niente. Tasto adesso mi fa niente. La rotellina, zoom. Scusate, prova tu a vedere se riesci a ruotare. Come si fa a ruotare? Non so perché non mi faccio. Vediamo con altre strutture se me le fa Allora, ruotare. fai cambia altezza Q left Q è ruoti. La visuale e muovi E come muovo la ruota l'oggetto? e le freccette direzionali. Ah, mazza, dall'altra parte della tastiera proprio. Sistema in Eh sì, sbagliatissimo. molto. Mo quale sarà l'entrata della fattoria? Credo questa. Ah, in teoria dovrebbe essere così. Cerchiamo di metterla più o meno dritta. Viene fuori una. Sì, ma beh, sicuramente preparati perché sarà una ciofecata. No, vabbè, Sarà dai, solo. più o meno. Vabbè, più o meno è venuta. Dai, così abbiamo la nostra bella casettina dove poter Ecco, dormire. si è alzato, hai visto che si è alzato di merda qua. E infatti per quello che hanno messo, praticamente, cioè metteranno il terraforming, perché quando posizionate vedete che, cioè Guarda che vedete come si schifo. alza, cioè ve lo lascia, soprattutto qua Cioè. nei punti più alti vi lascia proprio a spigoli praticamente, cioè Fa vi ricordate schifo. anche, ah tanto qua si può anche entrare, andiamo a vedere dentro Ale cosa c'è, ha Ho già rubato. già rubato tutto, ma non si Prendi, può entrare, prendi. ah sì, È un po' faticoso eh sì andare. l'entrata è un po', ok, vabbè c'è una tavola da surf a un, a un fattore, a cosa... Puoi Potrebbe anche essere. dormire qua se vuoi. Questo Ah, sì, è vero, qua si può sarà comodo. Però dormire. non so in multiplayer come funziona, ti Non so, avviso. a me non dà il simboletto per dormire. Ah, Allora no, mi ok, sa. adesso sì, no, perché c'era l'F1 tolto. Comunque, Ungu24, un nuovo follower su Twitch. Benvenuti. Intanto vi ricordo, ragazzi, se mi volete seguire su Twitch, streamo contemporaneamente su YouTube e su Twitch, ma su Twitch si vede meglio. E soprattutto vi arrivano le notifiche delle live, così almeno lo sapete, a parte che bene o male le faccio tutte le sere alle 9, quindi ci siamo. Dunque, noi abbiamo già tre campi. Aspetta, fammi adesso vedere un attimo, perché se no non andiamo più avanti. Allora, noi abbiamo questi campi qua. Dunque, che come sono? Sono tutti da fare, giusto? Sì. No, sono alcune pronto per la No, sono raccolta. tutti Tutti pronti in pronti in realtà. realtà. Ah, ok. Però abbiamo un problema col cotone. Ah, perché noi abbiamo un campo di cotone, vero? Sì. E anche di girasoli, quindi abbiamo Ivano, c'ha questi mamma sono in TV. Ah, aspetta perché se no non riesco a maledetti che non fare. sono altro. Hanno fatto Cioè, perché. sì, il problema è che abbiamo il cotone, ma cioè, cotone e No, ma anche i girasoli. girasoli sono diversi. E anche la cultura diversa qua, che abbiamo la colza. Cioè, ci servono due barre diverse. Comunque. Sì, e beh, vabbè, dai, al massimo prendiamole. Inizia a prendere tu, che... Sì, intanto prendo io. Io prendo magari il trattore con rimorchio, Sì. per caricare. Aspettate che prendiamo il trattore. Prendine, no, quello proprio, Cosa? Il neanche quello medio? esagerato di una roba media. Sto sul Non esagerare. medio. Sì, Sul non medio esagerare è con i il soldi. primo, c'è il case da 98.000, che è un 170 cavalli. Se no, se si passa al New Holland 102.000. Allora, medi Nel medio. oppure sì, se no andiamo anche mostriamo, Beh, se anche no puoi John mostrare il Deere. John Deere, Infatti, basta. ero già quello da 119, dice, sì. Se no 142 vediamo cavalli. quanto viene, quanto viene.
Se no, beh, se no c'è il Fend, però già Beh, oddio, 180.000. puoi metterlo per 11.000, puoi anche metterlo più grosso. Ah, perché si può aumentare poi da qua. Sì. Ah, perfetto, configurazione Intanto motore. pensavo Sì. costasse di più la... No, è vero, mettiamo questo. Configurazione, peso avanti. Gli metto già il peso. Ma questo è il caricatore frontale, però. Questo ha il peso fisso, però. Ah, peso fisso. Cosa gli Sì, perché... metto? 760 kg? Sì, bastano intanto. Gomme, abbiamo le Trelleborg, le Nokian, Dove Trelleborg. vedi te, quelle che ti Le piacciono. Trelleborg sono più belle, effettivamente, sono belle, belle massicce. Larghi, no, vabbè, stretti però non si può guardare, no, No, stretti stretti no. non si... Stretti, Ma ammazza, doppie schifo. ruote anteriori e posteriori, è una bestia. Luca, sì, comunque stiamo giocando in multiplayer. Sì, Ah, metti grazie, salvo, quello. dei complimenti, grazie mille. No, vabbè, terrei. Non so anche io se mettere pneumatici Metti larghi. larghe, metti larghe, tanto quello non cambia niente, lo usiamo solo da più da Teniamo trasporto, sì il penso. largo che è più massiccio. Ok, qua è tutto a posto. Ok, compra, schiacciala. Perfetto. Allora, qua. 133.000 dollarozzi. Ok. E poi compriamo anche già il rimorchio dietro, il cassone. Questo Carrelli, e il primo si può anche, lo Stratman si può anche alzare, in di realtà, perché quanto? 4.000 arriva fino a 12.000 Mm. volendo, che non, vabbè, non è Sì. tantissimo. O se no bisogna stare, Vai se no su, se no prendiamo l'agroliner 27.000, sì, prendi però l'agroliner, è un quanto sta? 21.000 litri, mi sa che conviene, Sì, puoi vediamo anche anche qua le cambiare solo il Trelleborg design, vedi, sì. design. No, cambia poco, Ah, dai. vabbè, sì. Vedi te quello che vuoi, fai. Se Sì, o no, vabbè, teniamo questo un po' più carino. vuoi mettere gomme diverse, tanto non cambia niente. No, vabbè, colore teniamo questo. E Come ok. si Perfetto. Ok. Sulla trebbia. chiama? Sulla trebbia possiamo andare... Raccogli cotone, ma 485.000. Mazzo. Allora, sulla trebbia. No. Poi, beh, Raccoglitrici. anche. Facciamo quella la rotto mash perché dopo si La rotel sfida mash è troppo. questa qua. La C'è. 105. C'è. Ok, qua non mi fa configurare nulla. No, non penso. E la Ok, barra devi prenderne due. compriamo questa. Ok, comprata. E le barre. Dovrebbero andare bene. Vediamo. Aspetta, guardo le No, dove stanno? Attrezzi. barre. Allora, PS500, Lame. la PS500, la L5007 e la Corno CH. Aspetta, Rottelmash. Era la Rotterdam, no, però questo qua è il carrello, mi sa. No, No, il carrello no, per adesso non ci... ma aspetta, dov'è che sono che non le vedo io? Sugli attrezzi. Attrezzi lame, giusto? Spannocchiatori hanno messo. Ah, ok. No, Vabbè, lame, però questo perché non c'è. solo per, sì, questa per i Uno girasoli. del Ah, spannocchiatore, ok. perché hai come Sì, si sì, sì. chiama? I girasoli. Sì. Quindi questa mi dicevi, scusa, là? Allora, puoi prendere la Korn, devi prendere Korn Ziegler, quella da 19.000. Allora, 19.000, perfetto. E questa non possiamo fare niente, compriamo. Vai, perfetto. E quell'altra invece, sulle E lame, quell'altra la sì, della o la Colza. PS500, solo che mi sa che è piccola, o la L5007. Piace questo. Ah sì, quella da 22.500 della Allora, Capello. sì, è quella per la colza e le altre colture, quelle assieme. Però aspetta, questa mi dà solo. Vediamo. La 5.700 mi dà solo i girasoli, può essere? Ah sì, mi sa di sì. 5.700 solo di... Della Allora l'hanno Capello, eh. cambiato. Della Capello mi dà solo i girasoli qua. Se no c'è quella proprio della Rottelmash che
Però è quella piccolina da 5 metri. Quella proprio Rottenmeier. Se no, se stiamo sulla 9 metri, Draper Stream 900 ci costa 58.000, però Ah 9 no, la metri. capriella è solo girasoli, quella là è proprio Ah. è specifica. Se no andiamo sulla Rottenmeier sua, ci tocca. La Draper quella da 58.000. Quella o da 58.000 oppure no, ma meglio quella più un po' Quella più piccola, piccola? Ok, prendi sì, prendi quella da 500. 5 metri, 32.000. Ok, va bene, perfetto. Ok, e adesso le cose più o meno, per iniziare almeno, le dovremmo avere. Ok, sono rimasto con 200.000, ma Vuoi ok. prendere il non so come si chiama il rimorchio per la lama, però non so, perché sennò ti tocca fare due giri. Se vuoi. Ah, sì, magari conviene. Sì, magari conviene. Tanto quello si può Allora. agganciare alla trebbia, giusto? Sì. Se invece quella per il cotone suggerisco di noleggiarla, perché tanto non so se lo piantiamo subito di nuovo Eh il sì, no, non credo. Aspettate. Ok. Aspetta, aspetta. Arctic, mi chiedi di portare di più questo gioco sul canale? Sì, sicuramente, come detto, poi lo faremo soprattutto in live. Aspettate che stiamo facendo a schiantare. Ok, il carrello l'hai preso tu? Aspetta, No, io non l'ho preso, adesso. ecco, lo prendo Perché allora. siccome ho la mia frattoria non posso trasportarmi sui tuoi mezzi. Ah, ok, il carrello dov'è, dov'è, dov'è? Aspetta, Adesso mi prendo un mezzo per trasportarmi. dove lo trovo io il carrello per trasporto? Allora. Carrelloni? No, però questo carrellone è quello grosso. Lame a rimorchio. I rimorchi per la fossa le lame sulla strada. Ok. Ma poi la lama come ce la mettiamo sul rimorchio? Devi appoggiarla. Hai Ah, ok, direttamente con la trebbia, messo ok. tutto? Quale prendo però come rimorchio? No, non mi fa entrare, non posso neanche entrare. Cioè? Devo unirmi alla tua per forza. Ah, ok. Niente, Beh, non tanto adesso va. al massimo poi mi passi tu i soldi. ciao Susa71. Senti tipo Ok. Aspetta, che businessman. meglio che trasferisca già il denaro, perché Eh sì, sennò. facciamo i Non trasferimenti si può loschi. fare. Ciao Ivan Di Loschi. Intanto Pietro, ciao. Fai trasferimenti trasferisco loschi. 500, voglio avere le Cayman, mi servono. Aspetta, aspetta. Ah, 500, sì, sono arrivati, Ci non sono avanzano. arrivati? Sì. 700.000 ne abbiamo, perfetto. No, perché qua non è neanche. Hai preso anche tu la macchinina, bellissima. Sono là di un buggy, questo sembra tipo. Allora, il cotone è una Aspetta, grossa no. fregatura. Aspetta, Ale, frena, frena, dove vai? Allora, il Allora, cotone è una grossa fregatura, ci rimetti i soldi specialmente se la noleggi. Ma quel campo lì mi sa che lo tiriamo via a questo punto. Ma noi possiamo salire in due sulla stessa. No, mi sa di non no. penso. No, peccato però, cavolo, è biposto. Aspetta, tienimi sopra. Ok, no, ci manca solo il carrello, nel senso che. Aspetta, le fre. Stai fermo un attimo. Che se no. Che dobbiamo caricare su sta roba. Che dobbiamo portare in fattoria. Ok. Però adesso per unirmi devo andare qua. La mappa americana. Sì, questa è quella americana, sì. Ale, stai qua, dobbiamo andare a portare in fattoria tutte le cose. Ok, io arrivo di là. Ti è arrivato il resto di soldi? No, sono sempre a 700.000. Allora, i rimorchi, ma questi andranno bene tutti, penso di sì. Aspetta. Prova a riassegnarmi un attimo. Che ho sbagliato. Aspetta, Ale. Promuovi il direttore agricolo? Sì, di nuovo. Perfetto, ok. Ok. Aspetta, aspetta. Sì, la macchina dopo, ne dobbiamo portare questi. Allora, intanto provo a prendere questo, credo che basti comunque, Ok, no? allora. Leguan 440, ma sì, secondo me dovrebbe bastare questa qua. In teoria. Dai, prendiamo questo. Sono arrivati?
Sì, sì, adesso sì. Perfetto, 1.354.000. Ok. Allora, buono, dai, carrello ce l'abbiamo. Perfetto. Allora, per il cotone credo che tu debba avere un campo medio o più grande, se no ci rimetti. Sì, mi sa di sì, Luigi. Ciao Luca, benvenuto. Ok, ti sono arrivati anche quelli? Sì, sì, anche questi, 69.000. Okay, unisco alla fattoria tua. Sì. Artic, sì, mio figlio sta giocando lui. Forse è lui che non fa giocare a me. Aspetta, lei, se no poi ci schiantiamo. E dopo mi lasci, mi devi dare i permessi. Ah, sì, aspetta che ti ridò i permessi. Alessandro promuove direttore agricolo. Perfetto. Sì, perfetto. Okay. Allora io porto a casa questa perché vai, non si può fare come volevo. No. Allora, aspetta, dove messo? Andiamo un po' barato. Sì, no, in teoria non si potrebbe fare. Però noi l'abbiamo fatta lo stesso. Aspetta di andare qua. Ah, ma in molti non si tirano giù i cartelli, si trapassano. Vedi? Ale, peccato. Vabbè, vai. Ma mio figlio gli piace tirare giù tutti i cartelli della mappa. Sì, il mio bimbo Artic, sì, mio figlio. Quello nuovo. Quello nuovo. Non quello usato. E quando avrà 30 anni, sì, è il mio bimbo. Ce l'ho in braccio. Vai piano, Ale, dobbiamo girarti qua e qua ci ribaltiamo col trattore. Okay, spero che sia giusta la strada. Spero di sì, in teoria sì. Sì, sì, perfetto. Meglio fare lana di pecora. Sì, ma mi sa che è meglio fare a sto punto gli animali. Ma i cavalli, tra l'altro, che tu sappia, figliano anche o sono solo per il trasporto? Mi pare che facciano come i maiali, ogni tanto ti nasce un cavallo. Ah, ogni tanto te ne nasce qualcuno. Allora anche l'allevamento di cavalli si potrebbe... Dopo devi mettere quello del motore, se dopo quello che si spegne. Ah sì sì, le impostazioni del realismo. Aspetta, come si è tolta la mappa? Okay. Adesso lo mettiamo. Per gli animali le cose migliori sono le pecore e le galline. E poi il resto. Sì, ma mi sa che è un po' come i vecchi farming che abbiamo sempre fatto. Però stavolta le galline gli devi dar da mangiare. I vecchi farming no, vero? No, niente. Infatti mi ricordavo. Invece qua bisogna darglielo. Però del resto sì, questo lo preferisco effettivamente. Più realistico, se no queste povere galline mangiavano mai. Erano immortali. Sì, esatto, facevano milioni di uova. Ti ricordi quando mandavamo avanti veloci il tempo? Andavamo a raccogliere e morivano, moriva il resto degli animali. Esatto, le galline però no. Aspetta, che devo sistemare un attimo un'opzione. Allora, intanto sistemiamo. Speriamo che non dia le lagate che ha dato. Ti ricordi? No. Allora, tolgo l'appassimento delle piante. Sì, tolgo sì, anche sì. Magari la ratura periodica, dai, perché sennò diventa... Tanto toglila dopo. La calce? La lascio, la tolgo? Come vuoi, vuoi di te. Ma io, vabbè, la calce per adesso la tolgo, l'abbiamo vista anche in un'altra partita, vabbè, una cosa in più da mettere, ma niente di... Le erbacce magari quelle le lasciamo. Uso carburante standard... No, uso carburante, mettiamo... Sì, lasciamo standard per adesso. Frenata, avvio automatico del motore? No. Velocità dirt normale, poi il resto è tutto uguale, perfetto. Velocità gioco lascio 5 per, sì. Sì, per adesso sì, okay. Lasciamo com'è. Perfetto. Ok, allora aspettiamo che arrivi con la trebbia. Gli serve... No, gli serve, mi sembra, il mais, mi pare. I sacchi, bisogna comprare i sacchi perché l'ho fatto nella scorsa live. E ho provato a mettere le galline e i cavalli. I cavalli, vabbè, serve l'avena e poi ovviamente l'acqua. E penso che gli valga bene anche il fieno, adesso non lo so, quello non l'ho verificato. Sì, penso da pure. Penso di sì. E invece per le galline va proprio messo, ci sono i bancali che vendono, te li faccio vedere, scusate che faccio vedere un attimo qua. Vedi, qua c'è praticamente il mangime per i maiali, per i cavalli, se vuoi quello già fatto. O appunto c'è il sacchetto di frumento che è quello per le galline. Provo ad andare qua a aprire, Ale, che andiamo dentro che c'è. No, si può aprire sta porta. No, questa no. No, non si è messo la fattoria fallata. Porte finte. Porte finte. Ciao, Aniop90, benvenuto su Twitch.
Ah, tra l'altro dovremmo mettere anche in farm però il un silo. Mettilo, perché sennò dopo Aspetta, tocca che se no andare avanti e indietro a vendere e è un basta. problema. Aspetta, che aspetta un attimo, mettiamo un attimo il silos. Allora, io metterei quello grande però. Da Sì, 200.000 posto litri. così, meno Almeno uno. per un po'. Infatti, almeno uno. Dove lo piazzo? Allora, mettiamo qua. Che non sia in mezzo, dai. Lo metto di fianco alla farm. Sì, lo so, così di qua scarichiamo e di qua carichiamo. Aspetta, che vediamo se riusciamo a metterlo così. Non so come modellerà il terreno, ho paura di premere. Provo. No, vabbè, dai. Così almeno abbiamo tutto un piano. Sì, di qua c'è una discesa che se la fai Muori. sfondi tutto. Sì, praticamente sì. Però quantomeno abbiamo anche il nostro silo qua di fianco. Ciao Blumeni, ciao. Aspetta, Ale, che se non andare nel campo, se non mi distruggi tutto. Che c'è la distruzione del campo. Come facciano le galline a buttare fuori il mais? Ci si rotolano dentro? Probabilmente sì. Sì, è Aspetta, vero, no, anche frena, nella frena, realtà fanno frena, frena! così. Ho visto un incidente, un carrello staccato, lanciato. E il mio Ale, molla un attimo perché sennò qua Molla l'ho presa. facciamo disastri. Allora, aspetta. E tra l'altro, come era anche un ricovero attrezzi. E che comunque anche qua non è che sia proprio tantissimo lo spazio, effettivamente. Quale che arriva. Un po'. Ricovero attrezzi dove potremmo farlo, boh. È di fianco alla farm. A questo punto l'unica è di fianco alla farm. No, Ale, no, no, frena che siamo. Ok. Allora, sì, l'ho messo lì quello grande, ok. Per adesso direi che siamo a posto. Allora, vediamo un attimino come capannoni quanto ci costano. Questo quanto è grosso? Insomma, bello granduccio questo qua. Questo non. Beh, mi ci sta qua sotto. Non so neanch'io che qua. Rompe poi un po' le balle, secondo me. Questo più piccolo. Questo piccino. No. Anche questo rompe un po' le scatole. No, vabbè, poi dei ricoveri attrezzi eventualmente vedremo. Vedremo poi dove farli. Che botta il trattore sulla ringhiera, Luigi. Eh sì. Beh, iniziamo a fare allora la colza, no? O la colza e girasoli. No, vai, vai, vai sull'altro intanto, perché l'ho già piazzata, così riesci a Ah, è già farlo. piazzata? Aspetta. Sì, vai, vai, io carico. Faccio il Ok. servo. Aspetta che. Ok, perfetto. Ok, allora iniziamo con questa. Allora, per dare, mo non mi ricordo mai i comandi. Dunque, X. No. Che cavolo sto prendendo? Allora, stand disabilita. La paglia la lasciamo? La paglia, se no bisogna tornare. La disabilità andana, O la disabilita. disabilito? Sì, per adesso sì. Ok. Ok, mio bimbo accelera, io guido, perfetto. Ho messo difficoltà intermedia, sì, è quella dove possiamo praticamente costruirci, diciamo noi, la farm. Quindi posizionare tutti i vari edifici. La farmacia. Ciao Fabio, come si fa a dare il nome al cane? Ma non so neanche dove sia il cane qua, aspetta le frena. Almeno qua in multi io non l'ho visto il cane, non so se si può comprare o. Non, francamente non ne ho C'è idea. la cuccia, però Ah, c'è la manca. cuccia, però il cane io non lo vedo. Aspetta, conviene prima che facciamo il giro di qua. Magari. Ale, no, cosa mi hai combinato? Aspetta. Ok, vai. Perfetto. Bene, la cuccia la compro io il cane, così La compri dopo lo tu? compro. Sì. Ah, La allora magari comprando la cuccia darà in automatico anche il cane, mi sa. metto in mezzo al campo. E si comincia la raccolta, eh sì. Inizia con. Ma ah, bella però sta trebbia, è veramente bella. Adesso vi metto anche la visuale interna, frenale.
faccio prima il giro attorno così, perché qua siamo un po' allo stretto. I campi sono un po'... Mannaggia come mi sono girato. Vabbè, andiamo avanti così, aspetta Alec, mi raddrizzo un secondo. Ma non c'è un'impostazione che metta di nuovo il ritorno dello sterzo automatico? No. Mannaggia. No, no, aspetta. Ok. In varie si compra la, sia la cuccia che il cane. Ah, ok. Aspetta, così non vedo nulla. Però. Ok, vediamo da dentro com'è. Ah, bella, dai. Bella anche dentro, devo dire. Bella, bella, dai. Teniamo un po' la visuale dentro. Ok. Ok, abbassiamo. Ok, vai Ale, tieni schiacciato. Allora, ciao il pro Abd, ciao. Non possiamo neanche mettere la cuccia vicino alla casa, maledetto. Non si può mettere, frenale, c'è l'albero. Sì, ma è tanto distante, vediamo un metro. Perché non so perché. Vabbè, la metto qua. Ah, oh, mannaggia, senza l... aspetta le frane, aspetta un attimo. Senza il ritorno dello sterzo e... che io non avendo il volante con la tastiera sono abituato al vecchio farming, che se non avevi il volante lo usavi da tastiera, quando sterzavi lo sterzo automaticamente ritornava, insomma, come del resto anche nelle macchine, no? Diciamo. Ah, ok, mi ha dato una laggata, non so per quale motivo, non so se te è laggato. Sì, perché ho costruito. Perché hai costruito, ok. E quindi, ma comprando la cuccia ti dà già il cane o il cane di comprare c'è a parte? In omaggio. Ah, in omaggio c'è il cane, quindi compri la cuccia, aspetta che mi raddrizzo un attimo. Non gli devi neanche fare trucco e parrucco al cane. E in omaggio ti dà il cane. Eh no, perché mi sa, cos'è che è un San Bernardo, mi sa da quello che vedo. No. No, non è un San Bernardo. Non so. Ah no, forse un bernese dovrebbe essere. Sì, più bovano. Ciao Selgio, sì, stasera live è rilassante, sì, stasera. E spero che sia il multiplayer perché corre da ski. Sembra che corra. E li tiro la palla adesso, seguimi. No. Ah, puoi anche tirare la palla. Sì, ma non la prende, quindi il cane. Però mette visuale davanti, se no non vedo dove vado. Adesso andiamo a vedere il cane, finiamo qua. A parte che mi sa, per fare sto campetto qua non mi serve neanche il rimorchio, è abbastanza piccolo. Poi giriamo così. Mi sa che il nome non si può dare. Non si può cambiare? No, non vedo niente. Possiamo la prima prendere la palla e basta. Ma non la segue. È sparita anche la palla. Mirko, come ti sembra Warface? Non ce l'ho. Warface. Sinceramente non ce l'ho. Dunque. Con i soldi si guadagnano solo con le missioni? Perché non vedi più paleoli che pannelli. Ma in teoria ci dovrebbero essere i pannelli solari e le pale. Mi sembrava di averli visti, no? Adesso. Non mi ricordo, mi sembrava di averli visti da qualche parte. Poi non so se magari me li sono sognati. Ed è probabile. Potrebbe anche essere. Arctic, sì, è un bel gioco. Sì. Porta i video su Sea of Thieves. Ah, sì, quello lo conosco. E che anche quello è un po' morto lì, no? Mi sa che non l'hanno mai più aggiornato. Torni fra un po', Luigi. Ok. Intanto dovrei anche andare dritto, anziché leggere la chat. No, non li vedo più. No? No. No. E allora soldi solo con le missioni, mi sa di sì. Sì, ma le missioni devi avere i tuoi mezzi. Non sì. È più come prima. Ok. Vabbè, ma questo campettino qui l'abbiamo praticamente finito.
Ah, buonasera Alessandro, scusami, non ti avevo visto. Un altro Alessandro ancora. Aspetta, aspetta. Aspetta, Ale. Aspetta. Ok, devo accendere, sennò. Ok. Ali, puoi noleggiare ma guadagni di meno. I pannelli e le pale eoliche. Siamo un po' ubriachelli qua. Sì, parecchio. Abbastanza difficile, vedessi come sto guidando. C'è il trattore dietro. Cioè... Beh dai, passo di qua, aspetta. Aspetta. Vabbè, vai. Ok, fatto proprio... Beh, dopo ripasso a tirar via gli sbuffi, eh. Aspetta che intanto ti apro anche questo. Ok. Ok. Aspetta che intanto faccio la frena frenale. Ok, faccio scaricare. E dai, un po' di colza ce l'abbiamo. Ah, puoi noleggiare i mezzi agricoli per fare le missioni. Ah, ok. Sì, se non hai i tuoi li noleggi, però ovviamente guadagni di meno. Ma sbaglio, lo vedo migliorato, può essere. Cosa? Graficamente, ho una mia impressione. Certe cose sì, certe cose sono rimaste uguali. Ah, Perché mi sembra più nitido, non so, un effetto... boh. Diverso. Detto, non so se poi magari sono io che sono un po' fulminato, ma vai là. Tra quanto aprirà il server di Ninja? Non ne ho idea. Cioè, ho visto che ci stavano lavorando, visto che... perché mi aveva anche invitato a delle live su Twitch quando creavano la mappa. È stato spettacolare vedere come... frenale. Come creano le mappe, veramente figo. E, però non lo so, cioè erano ancora a livello di creazione della mappa, quindi mi sa che comunque passerà un pochetto. Magari può essere febbraio, non so. Dico così, però come detto, è un po' che non sento Ninja, quindi non ti saprei dire. No, aspetta, adesso andiamo a prenderci. Vai, continua ad andare che ci prendiamo gli sbuffi che abbiamo lasciato in giro. Ok. Mi aspetto qui, sì. Vado a prendere anche quelli là. Perfetto. Ok. Buono, perfetto. Adesso andiamo a scaricare. E questo è a posto. Quindi più che altro poi gira soli perché il cotone lo tiriamo via magari. Va bene. Perché tanto cioè noleggiare solo per sto campetto qua mi sembra veramente uno spreco. Dovete cambiare barra. Sì. Aspetta che cambiamo barra. Ma su carrello ce ne sta solo una, vero? Sì, puoi farne se... ma... aspetta, volevo vedere il cane, intanto... aspetta che... lasciamo qua la barra. Che è una salita in veranda piccola per diciamo qua la barra in veranda, che non me la portino via, ecco. Così è, almeno ce l'abbiamo sott'occhio, si sa mai che qua fregano tutto. Andiamo a attaccare questa. Mettiamo, ok, gira. Sono le discese della morte qui per sì, più o meno sì. Ok, perfetto. Aspetta che volevo guardare però il cane un attimo. Dov'è? Cagnolone? Di qua. Di qua. Ammazzo, non di appena qua. Metto nel terraforming qua c'è. Che già è venuto bene. Ah, guardalo qua. Non ti nascondere. Sì, è tipo un bernese nudo praticamente.
Ha perso Il il pelo, pelo. ah, mi sa perché l'ho tosato, scusate, E non cresce più. deformazione professionale. Ah, si può anche tirargli la palla. ma Tira con non... questo. Sembra un'intelligenza... Poco intelligente. No, non reagisce, proprio gliene può fregare Vedi come dei reni. corre? Sì, ho Corre. visto. Tapis Sembra roulant. che corra rallentatore. Non lo so. Ma c'è un mucchio di legna qua, cane? Signor cane? Vabbè. Rifai i fatti suoi, ok. Vai, prendi la palla. Ok. No, non. Dove è andato? Oh, no, è entrato nella casa. Ah, perso. Ma è uscito di là. Ok, oddio, c'aveva il cane paranormale. Meglio non stuzzicarlo. Meglio non stuzzicarlo. Aspetta, andiamo a fare l'altro campo. Sì, dopo giochiamo ancora col cane. Aspetta, dai. Dobbiamo farlo nel campo di Quando maestro. corri vai in diagonale, Ah. Mirko. Il personaggio va in diagonale. Ok. Allora. Dunque, allora andiamo prima di qua. Ciao Christine, ciao, benvenuta su Twitch. Ok. Vai, scacciatuale, perfetto. Questo sarà un po' più lunghetto perché è un po' più grosso come campo e poi soprattutto c'è la barra decisamente più stretta. Mi sa che prendo un altro trattore perché bisogna fare il Sì, campo, se no sono no, fermi. conviene. Ma i soldi adesso li hai? Sì, posso usare i tuoi, Ah, quindi boh, vabbè. ok. Uso quelli. Sì. Allora, facciamo un attimo così. Cosa vuoi, Mirko? Ma scegli tu. Guarda, io vabbè, avevo nelle live precedenti avevo già preso il Fiat, quello Mirko? piccolino. Sì, mi senti? Mi senti? Ale? Mirko? Ale, io ti sento. Ale? Aspetta, aspetta, freno un attimo. Scusate, che mi sa che c'è un problema con. Aspetta un attimo. C'è un problema con Discord perché non mi sente più. Sì, non mi sente. Io ti sento. Mi senti Sì, adesso? io sì, ti sentivo anche Ah, prima. ok. Ok, a Ah, posto. ok. Cosa prendo? E vedi tu, perché io nelle altre live di piccolo avevo preso già il Fiat e quello rosso che non mi ricordo più qual era. Quindi vedi tu se ne vuoi prendere uno diverso, anche di quelli medi, tanto vabbè. Così magari andiamo anche un po' più spediti. Perché c'era, mi sa, il Fendt di quelli medi, se no. C'è il Fendt, il Steyr, il Valtra, il Massey. Sì, vedi tu quello. Così poi prendiamo magari già la seminatrice, quella che fa anche coltivatore, così almeno facciamo tutto. Allora, la seminatrice la prendo subito. Ok. Tanto inizierei come al solito a far soia, quelle cose lì. Magari tra poco metto anche gli animali. Inizio a mettere magari le galline, così vi faccio anche vedere. Discorso galline. Gira, mannaggia. Ok, possiamo prendere quella da 32.000 della Salvis. Sì, che può disossare. Allora, ti dà la possibilità di seminare direttamente senza... Ok. E che Allora, ha aspettate che anche... facciamo una cosa. Che ha anche... Il... Raccolta gira solo i Luigi. Eh sì, abbiamo finito il campo. Adesso però qua metto un attimo l'operaio, così inizio a mettere magari le galline. Quindi va operaio. Ah, è un'operaia. Lavora, lavora. Schiava. Questa, così abbiamo... Mio amico è qua. Ok, questa 184. Chi è il compagno ciccione? Il cane? Ciccione. Il cane, un po' un ciccione. Cane? Cane? È il muro quello, cane? Cane? Sarebbe il muro. Toh, la palla? Cane, Niente, il muro. cane. Il cane deve fare la revisione. Il cane un attimino. Può essere un problema. Aspetta, no, non ti bagga nella casa, Ale, perché sennò qua stiamo impicciati.
Poi già abbiamo visto che il cane fa cose. No, guarda il muro, il cane ha crisi Crisi mistiche. mistiche. Sì. Vabbè. Allora, beh, io prenderei magari intanto le galline. Tanto che l'operaia lavora, magari le mettiamo qua. L'operaia lavora. Ma è che io qua nella piazza qua vorrei mettergli il deposito attrezzi, che dici? Anche puoi metterlo, basta che Ah. sia abbastanza laterale alla fattoria, che abbia spazio per girarti. Eh sì, più che altro quello è un po' un casino, perché sono grossi, non so se vuoi provare a vederli anche tu, perché ho provato prima, ma sono un po' grossi. E gli animali. Aspetta un attimo, Ale, che devo controllare un attimo dove mettere. Aspetta, molla. Dove mettere qua? Nel caso legale. Ma tipo qua, cioè tutti sti rottami, ma cavolo, perché mi mettono qua i rottami? Perché era una discarica. Cioè, non potevano tirarli via così io qua ci costruivo. Che senso c'ha mettere i rottami? Una discarica. Puoi Allora, metterlo o lo metti. pollaio. Beh, io almeno quello piccolo, ma il fatto che è enorme. Cioè, guarda il pollaio piccolo, quanto cacchio è grosso. Sì, lo so, l'ho visto, è grande. Cioè, dove lo metto? Il O. terreno qua non è mio, cioè o si compra un altro terreno, già qua tipo solo gli animali. Sì, lo potrei mettere di fianco alla fattoria, perché vabbè, adesso mi dà il rosso perché c'è il trattore. Lo potrei mettere qua di fianco, ma ci sta solo quello. Sì, Cioè. potevano togliere sta qua che non era inutile. Me lo dava qua, però poi qua è in mezzo alle scatole. A meno che il ricovero non lo metto dove sei tu, più o meno. C'è un capannone, magari Anche puoi metterlo davanti qua al davanti alla capannone e fattoria. dopo ti metti il pollaio E dove. qua di fianco alla fattoria metto il pollaio a sto Anche. punto. Sì. Occhio che non chiudi la barra perché sennò non capisco. Non chiudo, scusa? Aspetta, La cosa? barra questa delle Ah, no, 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 lama. questa qua no, no, devo solo spostare il trattore qua. Vai, vai. Io vado a Come corri prendere. anche tu, vederti correre. Sì, Sembra ci. Ben Hill quando correvano velocizzati. Bellissimo. Assurdo. È sparito. Ho i poteri. Ok, hai potere anche lui. Perché io qua, tipo ricovero, a sto punto potrei mettere qua. È l'unica. Che se no veramente è un po' un casino. Allora, quindi. No, che cavolo ho fatto? Ah, spegni il motore che se no qua si consuma benzina. Allora. Cioè, il piccolo è veramente gigantesco sto. Ma manco qua me lo fa mettere. L'oggetto collide con un oggetto. E qua non collide con niente. Con cosa collide? Collida. Collida. Me lo fa mettere qua un po' spostato dalla farm. Più che altro poi è un casino per il campo. Vabbè, che possiamo andare dietro al campo però. Non è che ho molta scelta, effettivamente. Che anche spostarlo più indietro, però uguale, non è che ci cambia la vita. Devo metterlo un po' più vicino al campo. Cioè, vabbè, mettilo vicino al campo. D'altronda. Ah no, ma adesso me lo fa. Ah, ma perché c'era la trebbia? Ah no, ok, qua non me lo fa proprio mettere. Sì, rimane comunque sempre un pelino vicino al campo, però così più o meno, dai, dovrebbe andare bene. E più di questo. Ok. Manca le galline, sì, dobbiamo andare a comprare. Aspetta che compro le galline. I poteri conferiti dal lag, sì. Che il lag sia con te. No, non ci stanno galline. Allora, su questo attrezzo ci va anche il fertilizzante. Su quale? Sulla Sulla seminatrice? seminatrice, Ah, sì. ok, come quella solita, 3.000 ok. di semi, 2.000 di fertilizzante. Aspetta che devo comprare. Ok, dammi l'F1. Dov'è? Qua. Allora, finestra animali. Galline. Sì, va bene, comprano un po' bianche, un po' nere. Ma se metto il gallo dici che fanno cosacce? Sì. Hanno Sì? le uova più buone. Va bene, confermiamo. No. Ok. Abbiamo preso un po' di galline. E unica cosa che dobbiamo prendere anche. Ah, il trattore che hai preso ha il caricatore frontale, magari. No.
Sa che conviene prendere un... O che prendiamo il muletto. Per caricare cosa? E i pallet qua per le galline. Ah, anche. Però devi prendere il carretto anche quello per caricarli. Ah, lì vai Sì, uno a uno. no, 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 perché l'ho provato già nella mia partita in singolo. Basta che carichi il bancale così Sì, com'è, lo tieni lo solo porti qua e davanti. lo... Sì, lo butta dentro intero. E puoi fare anche così, prendi. Ah. Aspetta, aspetta. Cosa devi fare? Vediamo cosa fa. Voglio vedere che cosa c'è lì. E c'ha cascata, quella di prima. Ma non voglio vedere che cosa c'è per la casa. Ah, no, non si può entrare nelle casale qua. Sto gioco sono le case finte. Questo è un Sono le case bagno. chiuse. È per fare la pipì, vedi? È un bagno veramente. Ho detto per scherzare, era un bagno veramente. Sono le case chiuse. Sì, esatto. Ali, dai, aspetta, devo andare avanti, che sennò qua. Dai, dopo esploriamo noi tutta la mappa con calma, dai. Andiamo col trattore, con la macchina, facciamo tutto. Quindi adesso intanto prendiamo per le gallinozze. Dov'è? Quel... Sì, esatto. Prendiamo questo qua. Il Manitou. Ok. E mi vado a comprare anche già qualche... Beh, inizio a comprarne uno per intanto per le nostre gallinozze. Ok. Andiamola a vedere. No, non è qua. Non è qua. È qua. Perfetto. Ok. Ciao, è Malondra. Uè, carissimo. Quanto tempo? Mi ricorda, aspettale che dobbiamo caricare questo. Ok. Aspetta, mollo il mouse che devo muovere questo. Ah no, questo è già giù. Perfetto. Mi ricordo che c'eri anche tu nel server. Nel server di Altis Life. Ok. Questo carichiamo e possiamo andare, vai. Aspetta che io devo guidare adesso, no? Vai, 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 schiaccia tu qua. Allora, latrine in stile americano. Eh sì. Sì, anche qua l'effetto. Ah, ok. Dicevo il fumo in faccia praticamente. Va bene. Allora, portiamo quindi qua questi in Ah, farmer. Uè! se giocate senza di me. No, ti aspettiamo per fare danni con gli alberi, non so se ti ricordi. No, Il no, taglio no, della legna ti aspetta. entro per fare un po' di danni e poi esco Ah, ma alla così. fine l'hai preso anche tu. Sì. Ah, io non lo sapevo. Surprise, motherfucker. Allora ti aspettiamo. 10 minuti perché sono già le 10. Aspetta Sì, quando vuoi. che ti invio la cosa io. Ah, ho già avviato il gioco. Sì, qua stiamo già costruendo, stiamo facendo cose. Sto Cose indemonendo. turche. Devi abbassare le casse forse. Partecipa. Aspetta Ma non va giù in... un attimo, ti invio su un Discord. Devi abbassare le casse, forse. No, non becchiamo. Su Discord? Senti, mi invio un messaggio. Ci ho giocato 2 minuti, poi però mi sono rotto un po'. Non è che mi ispiri più di tanto. È un No, sai po'. cos'è? Il bello che mi piace del multiplayer è che abbiamo visto, si possono fare più fattorie e posso assegnare, cioè ognuno di noi per dire può avere la sua fattoria col suo budget iniziale di 1.300.000, mi sembra, e ti puoi costruire la tua fattoria, quindi avere tre fattorie separate anche volendo. Ah, Questa qua è una così cosa meno figa, sì. uno demolisce la fattoria. Esatto. Facciamo i raid alle fattorie. Andiamo a raidare. Ok. L'aiutante ha completato il lavoro, perfetto. Vado io. Sì, mi sa che non ha comunque riempito tutto perché ha solo completato e basta.
parte che dovrei. Ok, scusate che io intanto guardo qua una cosa su Pitches. Tutto a posto. Vulnerabile. Sottofondo musicale. Aspettate però perché devo sistemare una cosa. Ma scusami un attimo, Ale, tu su Twitch il robottone lo vedi così gigantesco? Come robottone? È il mio bot che ho, il Tamagotchi che ci ho messo sulla live di Twitch. No, perché me ne sono accorto adesso, se no mi scuso perché nessuno mi ha detto niente, però adesso ho aperto per curiosità. Frenale. Però effettivamente, mo vedo che c'è il faccione che copre quasi tutto lo schermo. Ho detto, non so se lo vedo io così o che cosa. È Continental Europe. Okay. Deutschland. Aspetta, le frena però. Sì, è bello grande. Ah, allora è proprio così. No, allora aspettate che lo... Cavolo, non è sul maglietto niente. Perché a me non lo fa vedere finché non sono in live. Adesso mi è venuto il dubbio, ho detto, andiamo a controllare. Sì, è grandino. Sì, un po' troppo, però. Decisamente troppo. Sì, aspettare un attimo. Ah, le frena, frena un attimo. Frena! Ale, frena un attimo. Un po' grandino. Allora, scusate, che... Vedo di sistemarlo un secondo. Allora... Perché me lo mette... Ah, ok, perché me lo mette qua. Devi stare attento dove lo metto. Ok. Ah, sì, aspettate che... aspetta, ok, vai. Perfetto. Aspetta un attimo. Allora, proviamo così, vediamo. Scusate un secondo, ragazzi, che... Aspettate che sta sincronizzando. Sì. Ok, io intanto controllo se adesso va meglio. Non so perché me lo fa vedere gigantesco sto coso. Non l'ho capita questa cosa, vabbè. Allora, facciamo un attimo così. Ok, va bene, niente, per adesso la disattivo un attimo, poi la sistemerò io. Anzi, mettiamolo giù come riquadro. Okay. Aspetta, quadro. Va bene, facciamo così, perfetto. Ok, scusatemi, scusatemi ragazzi, ciao Angelo. Ok, no, scusate, stavo sistemando una cosa su Twitch che se no... Aspetta, aspetta, dove vai qua sotto? Se no ci infogniamo qua sotto, mola un attimo. Ok, comunque, galline le abbiamo sistemate, quindi siamo a posto. Scusa signor cane. Ok, grazie. Ok, eccolo qua. Che arriva, vai, ti ho già preparato il mezzo, guarda. Dove va? Oddio, come corri? Corre. Ah, dai da mangiare. Aspetta, ma qua possiamo fargli anche animale. Che sta a fa? Si rotola per terra. Ah, così diciamo di seguirci. Così ci segue. Esatto. Smetti di seguire. Aspettate che facciamo. Ah, Ale, molla un attimo. Ok. Allora, smetti di seguire. Ah, ok, gli diamo anche i comandi così. Perfetto. Dimmi. Gli dobbiamo dire di seguirci. Vai. Ok. Tu Ale stai facendo l'altro campo, giusto? Sì. Stai già facendo con che cosa? Con soia? Con la colza. Ah, colza, perfetto. Io lo trascino con la forza dei denti. Che cosa? Questo. No, ma il l'altro trattore l'hai preso poi? Quale? Sì, uno è sul campo. Ah, ok, allora ce ne sono due di trattori, Corsaro.
Prova a fare tab, switch i trattori. Intanto non lo fa fare qua. Ah no, aspetta, perché ti devo abilitare io. C'hai ragione. Si deve unire alla fattoria prima. Tu ti devi fare ESC e ti dovrebbe venire fuori un'opzione per unirti alla fattoria. Fattoria, quello con le persone. Ok, ecco. E adesso ti faccio anche direttore agricolo. Perfetto. No, mettilo operaio. Operaio. Guarda dietro, ti sarà. No, non ti segue. No, boh. Ah, sì, eccolo qua, vedi. Allora, ok, dunque stiamo facendo un po' di campi, quindi adesso siamo partiti con questi tre campi. Ho riniziato una nuova partita appunto qua in multi, perché così mi sono posizionato in una zona decisamente migliore. Abbiamo messo appunto la fattoria, il silo grande, abbiamo messo già le galline e abbiamo appunto tre campi già nostri, che erano tra l'altro già pronti. E per cui adesso abbiamo sistemato, diciamo, due campi. Uno era di girasoli, quell'altro era di colza, se non ricordo male. Sì. E uno è di cotone. Il problema è che il macchinario per fare il cotone costa un botto e non conviene prenderlo, né noleggiarlo né prenderlo, perché costa veramente troppo. E di conseguenza quel campo lì che era di cotone poi lo tiriamo via e ci mettiamo qualcos'altro, perché sennò è veramente, veramente inutile. Corsaro, sei uscito di già? Sì, è l'impostazione. Ah, devi settare tu, ok. Ah, oggi Angelo ho visto live di 7 Day. Ah, grazie, ci fai complimenti, grazie. Allora, dai, aspetta che facciamo qualcosa, se no qua... aspetta un attimo, ok. Allora, quindi... qua, vabbè, direi che il cotone... Ah, ecco, no, io volevo fare una cosa, giusto. Fatemi spostare un attimo il carrello. Perché volevo anche posizionare almeno il ricovero attrezzi, perché sennò diventa... Che cavolo l'ho preso? Ok. Sennò diventa veramente un problema. Diventa seriamente un problema. Quindi per adesso sto carrellone lo lasciamo qua. E questa la mettiamo qua. Perfetto. E adesso compriamo. Saltata la connessione? Sì, a me sì. Avrà pingolato. Ce n'è solo uno. E a me piacerebbe questo, ma cavolo, quello... la miseria, è gigantesco questo. Vabbè, non mi ci starà mai nella vita. E tocca prendere questo piccolo. Qui bisogna demolire tutto. Sì, mi sa che l'unica è qua. Mi sa che l'unica è proprio qua. Io ho messo lì carrello. Che mo tocca spostarlo. Mannaggia la miseria. No, aspetta. Fammi spostare questo. Fagliela spostare al cane. almeno si rende almeno fa qualcosa. Non so, fa niente, a parte rotolarsi per terra e seguirti senza motivo. Ok, scusate galline che vi parcheggio qua. Parcheggi sulle galline. Sopra le galline. Perché me lo fai mettere qua? Sì, guarda. Ma è troppo in là, io lo voglio mettere perché c'è il carrello che gli dà fastidio. Ok, stanno iniziando a partire le peggio cose. Il cane nella cuccia. E sti eccetera. Non ce lo vogliamo mettere? Sì. Ah sì, ce lo mettiamo. Picca. Esatto. Allora. Che passato. Ci abbiamo già troppa roba. Ok, allora. Teniamo proprio via. Questa la metto qua in mezzo al campo. E sti cavoli. Oh, perfetto. Ok. Frena qua. No, sono sceso. Bene, ok. Allora. Dunque, ricapitolando. Oh, che adesso sì, più o meno me lo fa mettere. Perfetto, giriamo ovviamente di qua. E vediamo se almeno questo riusciamo a metterlo. Così almeno un capanno per mettere almeno i trattori ce l'abbiamo. Troppo vicino. Vabbè, magari lo lascio così.
Vai. Ok, vediamo com'è. Va bene, sì, un po' storto, ma qua mettere le cose dritte è un po' un problema. Vabbè, al massimo poi demoliamo. Metti un canno nel motore. Papi, come fa? Aspetta. Vuoi provare una cosa? Cosa devi provare? Cosa devi provare? Vai. No, no, in acqua no, Ale, perché sennò lo devo riportare in negozio, mi tocca riportarlo indietro, questo fa i 10 all'ora, non ce la caviamo più. Allora, questo lo mettiamo qua. Vabbè, dai, però quantomeno è bello grande. Come capannone è abbastanza grande, se riesco a... Mamma mia, sto coso che non rientra lo sterzo. Cos'è? Toromen? No, Toromen no. Chi è Toromen? Un corsaro, chi vuoi che sia. No, io l'ho rifiutato. Pensavo fosse un altro giocatore. Ecco. Aspetta, riprova che ti accetto. Ma non lo so, tu sparisci. Ho detto Toromen. Magari qualcuno che ha trovato la partita. Toromen è bellissimo. È proprio... ho fatto, Angelo, il deposito più piccolo, perché gli altri, come hai visto, erano abnormi, quindi cioè non mi ci sta, mi prendeva tutta la piazza qua, e qua devo dobbiamo buttare giù la foresta interna. Sì, esatto, devo anche qua è un po' scomodo il silo, però che devo fare d'altronde. Allora, qua abbiamo i girasoli, lasciamoli qua, così qua svuotiamo, perfetto. Poi, come dicevo appunto prima, adesso è uscita in beta questa patch per terraformare, perché guardate che montagne assurde che fa quando posizionate un oggetto, quantomeno col terraforming possiamo, insomma, un attimino sistemare le cose. Però vabbè, dai, non sta proprio venendo bruttissimo, pensavo peggio. Questi primi esperimenti, almeno qua abbiamo le nostre gallinelle. Dalle uova d'argento. Dalle nuove uova, sì, che non fanno. Ah, adesso vado a controllare se hanno fatto le uova, ma non credo. Hanno io. Impossibile stabilire una connessione col server. Non riesci a... No. Adesso lasciamo qua. Forse prima sei entrato. Ha letto il nickname. Ah, tu sei il figlio di Angelo. Ok, allora ciao Massimiliano. Ah, aspetta. Okay, aspetta, mo t'accetto. Okay. Tormen. Le galline le abbiamo, i tori pure. Per quello non riuscivi a entrare. Ci mancano le vacche. Allora, qua... cibo ne hanno le galline. E il cane, non so se si possa dare da mangiare al cane, ma non credo. Non come serve. Sta a venire il dubbio, ma non penso. Vediamo. Solo per sì, no, dai da mangiare. Non abbiamo soldi. E da dove l'ho preso il cibo per il cane? Vabbè, non lo vogliamo sapere. E la Madonna, ha già mangiato tutto. Minchia. La miseria, quanto ci costi? Bello che mangia fuori dal vaso, Sì, e poi sparisce. Basta, non danni più, esplode sto cane. Penetra con la casa. Domani ti interroga la storia e due verifiche, Lorenzo. Aia. La cuccia sì, la sua casa. Dove è andato? Ok, sono sopra corsare, testa corsare. Ma voi lavorate o fate finta? Sì, no, stavamo cazzeggiando. Allora, aspetta, Ale, dove stai andando? Aspetta, devo andare di qua. Allora, e a parte che l'unica seminatrice ce l'hai tu, o ne compriamo un'altra? No, ma un'altra è esagerata. No, sì, due seminatrici. No, però potrei comprare, sai cosa, per... Ale, aspetta un secondo. Per fertilizzare, quello mi sa che dobbiamo comunque farlo. Sto già fertilizzando, sì, devi comprare. Ah, no, quella ok. La prima volta ho fertilizzato io con questo. Ok, sì, però per fertilizzare dopo lo dobbiamo comprare. Sì. Per forza di cose. Le motoseghe per segare le moto. Beh, quelle puoi comprare. Ah, quelle si compra lei dal negozio. Che poi adesso me la compro anch'io. No, allora qua.
Balla. La lascio. Vale, no, dove cavolo sta? Non mi ricordo. Vabbè. Dunque, intanto vediamo per fertilizzare. Ha uno sterzo veramente troppo. Spandi concime. Su che cosa sto? Su quello. Allora. Beh, puoi prendere anche quello dell'altra volta che avevi, non c'è problema. Tecnologia fertilizzante, quella piccolina. Sì, sì, intanto no. La cuna... Metti la barra al massimo, quella là da 6 metri che guadagni. Ok. Sì, questa fa 24 metri comunque. Ma che figata sto quad. Il quad è bello, tira come un disperato il quad. Buonasera Patrizio. Io ho fatto l'avere perché c'è un dislike e si vede che non gli piace farmi. Uccidetelo. Caccia all'uomo, caccia all'uomo. Sarà stato corsario. Sì, secondo me sì, quando... Ah, bello sto trattore, non avevo visto che avevi preso questo. Bello. È quello della Esta Appalaccio, quella sì, delle canne da zucchero. Peccato che sei in guida. Porca d'una miseria. No, non è in guida. Dove sei eh? Finito, corsaro, che io so già che tu... Perché è lo sterzo perché... reale. Ma perché il tuo si è sporcato così tanto che sei appena da poco entrato in campo, il mio ha fatto due campi e ancora... Perché si pulisce su, sia sull'erba che sul... Sono andato a fare... ho passato... Com'è che si fa? Dove devi andare, Ale? Dove devi andare? Nella cascata. Dove devi andare, Ale? L'acqua di prima. Seguo, ti seguo. Buonasera, The Creeper. Dai, vieni che ti aspettiamo. Prepara il fucile a pompa. Ti dice, ma si spara? No, allora non vengo. Ah, facciamoci una doccia. Allora, intanto il mio bimbo va. Io, scusate, intanto controllo anche una cosa. Allora, adesso andiamo a prendere anche la spargi fertilizzante. Innanzitutto. Minchia, qui ci demoliscono anche le... come si fa a fare? Aspetta che mi ha aperto uno stream qua. Che togliamo, che era quello di prima. Come si fa ad accendere al... Perfetto. Fare? Al accendere al... Ma comunque è un po' di giorni, che in tutti... In tutti i video c'è qualcuno che mette dislike. Siete qualcuno a cui ho fatto girare le palle. So chi sia. Il corsaro. Secondo me sì, secondo me. Vero corsaro della tavola rotonda. No, com'è? Non mi ricordo più come si fa a prendere. Se non gli piace, perché vede le live? Bella domanda, Angelo. Premi P, c'è il mercato. Un mercato. Un mercante, Mi... mercante in fiera. Ciao Simone ZZZZ 2004 su Twitch, è scritto così, è anche nuovo follower, ciao benvenuto. Allora aspetta, fammi fare qualcosa perché sennò qua mi mettono tutti dislike, dai. Allora, direi che aspetta, dove sei andato? Andiamo a prendere la spargi fertilizzante, così prendo anche un po' di fertilizzante in negozio. Sì. Allora. Ma torni subito qua. Aspetta, dopo lo facciamo, Ale. Finita la live, ti faccio girare tutto il tempo, oltre a distruggi tutto. Io vado a letto. Esatto, io vado a letto, tu andai avanti anche fino a domani. Dov'è avanti fino a domani? No. Ok. Ma ciccio, non si fa. Vai, guida tu. Ah no, aspetta, però io devo capire dove andare nel negozio, aspetta. Giusto, ah, sì, no, è giusto, è giusto. Bello che il manico della... Nella motosega si vede. È fatto malissimo comunque. Sì, la motosega anche a me mi piaceva molto più nel 17, sinceramente. Anche si perché vede... poi ti si mette al centro e boh, non lo so, mi... Ma non è tanto al centro, il fatto è che se giri la motosega si vede vomitare tutto. Sì, no, ma è come forse la motosega e basta, almeno sparisce. Sì, non boh, vedi sta roba lì volante in mezzo allo schermo, boh. Ciao anche a... dov'è che era? Kigul live, ciao, benvenuto anche a te su Twitch. Io per guardare la chat sto dando destra di destra. Allora vado a prendere il spargi fertilizzante che ho appunto comprato prima, così almeno
evito di ripristinare il trattore perché come abbiamo visto ci inchiappetta tutto il, sì, tutto il carburante e quindi scoccia, ma tocca fare avanti e indietro per forza di cose. Va bene che più realistico, ok, però ogni tanto faceva anche comodo fare questa cosa. Aspetta, è troppo pesante. Aspetta, lei che devo caricare questa. Allora. Non è troppo pesante. Sento la motosega da qua. Sì, anch'io lo sento. La vedo. Occupato. Sì, ma porca miseria. Allora, intanto la... le carichiamo. Ma questo è fertilizzante. Adesso decribere è troppo basso col microfono. Ma tu avevi preso fertilizzante? No. Okay. Sì, ma l'ho preso per me. Ah, ok, ok, no, non lo prendo ancora, aspetta. Così ce l'ho portato anche capì, erano semi, ok, non avevo visto. Serbatoio per fertilizzante. No, aspetta. Cisterna di erbicida. No, ma... a me serve questo. Ah, vale. Fertilizzante. Solido prendo? Sì, sì, solido. Se hai preso quella della, sì, sì, del sì, single quella... player, allora è quella. Ma duro che duri, Ok, aspetta che carichiamo. Allora. Devono fare ancora molte patch. Sì, decisamente. Ma mi sa che qua ne dobbiamo prendere un po' di così fertilizzante. Aspetta che ne prendiamo ancora. Questo. Però almeno il rumore l'hanno reso un po' più... C'è una salita assurda, per andare nei garage c'è una salita assurda. Sì, no, spero che mettano presto okay. Il... devo prendere un altro. Il terraforming, perché sennò è un disastro così. E che dove costruire... Cioè, e qui è la zona, secondo me, migliore per costruire in sta mappa, però nonostante quello... Non viene bene comunque. Qui c'è un bel albero da non si usano le hack e sono Massi in un angelo. Ah, ok, scusami Massi, ti leggo col nome del papà. No, non è questione di hack, è questione che ogni tanto per risparmiare qualche viaggio, diciamo che su Ketelen Crop puoi impostare il pilota automatico e quindi lui ti guida il trattore. Sì, certo, Mirko, sono tutti così. No, no, è vero, su Ketelen Crop apprezzo quello, perché se non c'è voglia... Ho capito che è meno realistico, però a furia di fare avanti e indietro, soprattutto all'inizio... Dice, vabbè, magari vado un attimo in bagno intanto o l'operaio che mi porta il trattore. No, la caccia no. Tu allora, a qualcuno devi sparare, forza. Potevo venire, se c'era la caccia almeno stavo lì in gara a fare la caccia. Basta. Dovremmo scrivere a qualche modder se riescono a fare deathmatch qua su farming. Vai. Beh, sul mettere 13... una Gatling sul trattore magari. Sul 13 avevo, mi sembra sul 3, sul 15 avevamo messo la legna. Ah. Dove c'entra il legno? Al massimo no, ci possiamo tirare i tronchi di legna, non so. Ci tiriamo le asciate. La motosega c'è, la motosega c'è. Quella già quello del tiro a segno avevano messo. Ah. Però sul 15 ancora. Ah, si tira. Si gioca a paintball. Il fertilizzante solido mi sa che è azoto in granella. Non ho idea, oddio, stavo andando di fuori. Sinceramente, come sapete, ammetto la mia ignoranza in materia, quindi non mi pronuncio prima di dire qualche boiata. Al massimo potrebbero fare un destruction derby con Con i trattori sarebbe bello. Perché aspetta la frena. Allora tu hai passato questo, quindi intanto te lo vado. Beh, adesso è già fertilizzato, quindi dici che aspetto. Sì, non serve adesso. Ok, sì, tanto è il 50%. Devi aspettare un po'. Però dovremmo prendere un altro trattore, mi sa, con le ruote piccole. Ma hai fatto i pezzi che Hulk. Ah, lascia, ti penso io. Tu a salire qua, guardate che salite che fa. Spostalo dal campo. Ah, aspetta che voglio la motosega anch'io, datemi una motosega. Dov'è che si comprava? Aspetta. Sì, motosega. Sì, ma eccole qua, ho trovato. Quale? Piace quella.
Questa rossa? Sì. La squadra. La meccanica. Vai tu, vai. Ma come? C'è il casco. Ti sta il mio bimbo ti sta tagliando. Vai, taglia un po' i tronchi qua. È salito sopra la motosega. Nico con quella motosega si diverte. Sì, sì. No, è lui che sta facendo tutto il mio bimbo. Quindi, dai, Ale, devi tagliare l'albero. È di là l'albero, dall'altro lato. Taglia anche Corsaro, vai, taglia anche lui. Vai. Certo. Sì, ma fai anche pezzi un po' più grandi, stai tagliando. Sta facendo i pellet con la motosega praticamente. È troppo okay. Pesante. Taglia la metà. È troppo pesante, ma vai, taglia questo, Ale. Taglia questo. Vedi, c'ho il lavorante. Un bel match o squadra. No, è ancora di là, le gira. Con il singolo, no, con così che va bene. Con solo le motoseghe. Questo sarebbe bello. Un death match che taglia più velocemente i yard. Troppo. Beh, come sui primi Unreal, su Unreal Tournament c'era la motosega come arma. Spettacolo. Che era oppure un montare NPS. Delle mega motoseghe sui trattori. Sentite che Ale, fai anche pezzi più grossi, Ale, sennò. Ok. È addirittura troppo grande. Vabbè, Ale, ti farò fare il falegname da grande, ho capito che abbiamo trovato la sua vocazione. Dove vai? Cosa devi segare? No, non tagliare altri alberi, per amor di Dio, che già ce ne basta uno ora che lo tiriamo via dal campo. Se facciamo come sul 17 stiamo qua. Oh, che è successo? Sì, probabile. Come si diverte? Ma è un tronco volante questo. Mi sono buggato. Spostate un po' che so. Okay. Adesso potete giocare quanto volete. È un tronco volante. Vai, vai a tagliare l'albero. È troppo pesante, ma fan. Sì, te lo fa prendo. Aspetta, le piante. Io ho due motoseghe, come mai? Ne hai comprate due? È impossibile. No, questa è troppo pesante. Allora, perché l'ha comprata diversa? Piano. Ne abbiamo tutti due. Mettilo là, Ale, così. Abbiamo già fatto la legna per st'inverno, dai. Occhio non incendiare. Ale, devi muoverlo piano, se no lo lanci via. Vai, il lancio del tronco. Okay. Mettili qua, bravo, tira su, perfetto. No, ma no, indietro, tale. Dai qua, se no domani stiamo ancora qua a tagliare, dai. Ma... Ok, lancio. Aspetta un attimo, che stacco un attimo. Ok, solito bug del tronco volante se ci sali sopra. Sì, quelle cose lì mi sa che non cambieranno mai qua su Farming. Sembri il... come si chiama? Chi? La Befana. Galline, ma queste galline non fanno uova, niente. Ma il cane è nato dalle galline? Ma che ci fa il cane? Oddio, c'ha una crisi di identità il cane. Ti credo un gallo. Sì. Gallo troppo cresciuto. Vediamo se ci segue. Ok. No, aspetta, no, così non ci segue. Dove sta andando? Dove sta andando, cane? Che sta facendo? Cosa sta facendo? Ha fatto una cosa spettacolare il cane.
E dov'è? No, adesso è tornato qua. Si era imboscato nel recinto delle Ah. galline per uscire. Non ti dico cosa ha fatto. Dimmi, adesso ti segue. A riempire no, con questo. Andare più vicino. No, nella cuccia non si può andare. No, no. Peccato. Vabbè, allora, qua un po' di cose abbiamo anche. Sì. Ale, campione del mondo di lancio del legno. Prova a entrare, vedi se ti segue il cane, Ale. Entra nel recinto. Tu. Sì, tu. Vai a vedere se il cane ti segue. Guardalo. Eh sì, attraversa. Bellissimo. Il lancio del legno era uno sport dei clan nordici o degli scozzesi, eh sì. Ma c'era anche nelle prove dello Strongest Man, quelle là. Quella che ha fatto Mirko ieri. Magari io alzavo e poi usciva qualcos'altro. E fuori di Oh, guarda, ho sforzare, 6 erne nuove. eh sì, una ancora qua alla cascata. Ale. Mio figlio è fissato, deve farsi il bagno. E il cane non so se... Ah, è vero, se ti segui il cane in acqua, chi lo sa? Ah, sì, guardalo! Pure in acqua. E prova a tuffarti sotto, fai il tuffo a bombazza, vediamo se il cane fa il tuffo. Facciamo un po' di prove col cane, già che ci siamo. Vediamo cosa riesce a fare il cane. Fa guardare giù che magari te lo ritrovi qua. No, qua non lo vedo. Vai un po' avanti. Vediamo. Devi andare, ok, ciao Angelo Massimiliano, non so adesso chi sei E fu con così questo che il account. cane fu morto. Così, cane muruto. No, non ti segue fin qua, mi sa che è troppo lontano. Non vado, Ah, sì, no, è che ti non segue, però fa il giro dall'altra parte. vado. Beh, È non è mica scemo allora, eh. intollerante all'acquolosio. Cioè, si è seduto in acqua sommerso praticamente fino alla testa, però ha fatto il giro per non saltare la cascata. Astuto. Mica È un scemo. cane Più o un meno. barbuto. Si baga con la casa, però. Eh sì, si baga con tutto il resto, però. È barbuto, secondo Va me. Cioè, bene faccia. ragazzi, allora dai, io direi... Dimmi, Corsaro, scusa. No, no, non ci sono gli squali qua, farming gli squali no. Ecco perché serve la motosega, per gli squali. Mi sa di Mi ho sì. scoperto. Però potrebbero... no, mi sa che qua non puoi andare, è finita la mappa. Dentro al lago non ti fa andare, no, mi sa che non ti fa andare. No. No, no, non ti fa andare, dai, aspetta che torniamo indietro. Vai, Ah, torna indietro in quale? la macchina, non la restauriamo? Una macchina, un bel posticino per pescare. Veramente, cavolo, la pesca la potrebbero mettere, vero? Effettivamente. Professional Aspetta, Ale, no, fishing. non ti bagare. Pubblicità occulta. Eh sì, però mi sono divertito con quel giochino. Anche se non ho mai pescato. Ok. Vabbè, ragazzi, dai, io direi che adesso abbiamo provato un po' il multi. Allora a questo punto andremo avanti in multiplayer. E quindi vabbè, se mi capiterà a me di fare qualche gameplay, ma io direi che comunque andrò avanti a questo punto sempre in live, poi così almeno ci organizziamo. Adesso che so che c'è anche Corsaro, perché ero convinto che non avesse il gioco, e così Ah. siamo in tre e riusciamo anche ad andare avanti in maniera decisamente più spedita che non io da solo, se no ci stiamo 100 anni. E quindi dai, per stasera direi che abbiamo fatto un po' di prove, abbiamo iniziato a far posizionare i vari oggetti, come detto speriamo che ora che arriva la prossima live magari mettano la pace del terraforming, così. Poi ho trovato un videogioco, Okay. aspetta un po', c'è un arcade qua, che cavolo ci fa? Eh sì, Un po' rotto, ma Jet Set Farming 2148, ah, gli è andata una martellata. Cioè, c'è un martello e gli ha dato una martellata. Non è molto di buon auspicio, ah, come ecco dove è cosa. finito il mio martello, quello di Ah, vedi Seven chi è Days. stato? L'ho Eh sì. lanciato e. Sul 17 ci stava una moda dell'allevamento di pesci. Beh, ma effettivamente anche la pesca, vabbè, potrebbe essere una cosa. Allevamento di trote, ad esempio. Tanti Ma agriturismi lo devono fanno, tante aziende agricole. fare la moda, più che altro. Eh sì, poi vedremo con le mod. Tra l'altro devo anche dare un'occhiata alle mod perché non ho più guardato, ma mi sa che un bel po' ne sono uscite. Sì, ce ne sono un paio. Quindi sicuramente ne metteranno altre.
Va bene ragazzi, dai, io direi che concludo qua questa live. Abbiamo iniziato appunto un po' il multiplayer, quindi ringrazio ovviamente Alessandro e Corsaro. Grazie a te. Niente, ciao ciao. E che dire, come sempre invito a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se guarderete anche questa live in futuro. Aspettate perché devo chiudere, ok, mi devi rimettere questa. E quindi vi ringrazio della partecipazione e vi do, aspetta Ale, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao belli, ciao ciao.